Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a tema Halloween. E quindi il soggetto è la zucca. Ci divertiremo a disegnare una zucca di Halloween. Innanzitutto iniziamo ad abbozzare. Ecco, adesso per disegnare una zucca disegneremo un cerchio così, in questo modo. La zucca è formata da vari strati e quindi aggiungeremo questi strati. Ragazzi, mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti al canale, non dimenticate di farlo. Inoltre vi ricordo che sotto al video trovate il link del nostro blog dove si trovano vari tutorial su come imparare a disegnare. Cambio matita, prendo una 6B che ricalco un po' di più. Qui la sagoma deve essere un po' più rotonda, che è un po' troppo come una mela. Ok, adesso essendo una zucca di Halloween dobbiamo realizzare gli occhi e quindi rintaglieremo gli occhi alla nostra zucca. Basterà disegnare dei triangoli. Ovviamente questi triangoli devono essere tridimensionali, quindi dobbiamo vedere i bordi all'interno, si devono intravedere e li dobbiamo scurire in questo modo. Stessa cosa per il naso, dove disegneremo un triangolo al contrario. Ora disegneremo la bocca, che deve avere la forma di una barchetta. Anche qui diamo un po' di tridimensionalità. Ora chiaroscureremo la nostra zucca. Iniziamo a fare un po' di chiaroscuro sfumato. Curiamo in queste pieghe della zucca per dare l'effetto di tridimensionalità alla nostra zucca. Ok, la nostra zucca è disegnata. Adesso aggiungeremo un altro particolare. Potremmo aggiungere a fianco un bel cappello della strega. Sapete quei cappelli lunghi che usano le streghe? Visto che si tratta della notte delle streghe. Disegniamo questo cappello un po' tutto ripiegato. Aggiungiamo un po' di ombra, altrimenti i soggetti sembrano che siano sospesi nell'aria. Ricalco leggermente con
il marker della punta 0,7 . Prendo lo sfumino, ricordo anche che per chi è interessato all'attrezzatura che utilizzo, sotto al video trovate i vari link. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, mi raccomando, per non perdervi nuovi tutorial vi invito a iscrivervi al canale. Inoltre vi ricordo anche che sotto al video trovate il link del nostro blog dove si trovano tanti tutorial. Fateci un salto e fatemi sapere. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!